Lucia Fortini, assessore alla pubblica istruzione, assessore regionale alla pubblica istruzione. Un traguardo importante oggi? Un traguardo importantissimo. Questi ragazzi, questi bambini avranno una scuola che è davvero degna di questo nome. Tra l'altro la Regione Campania la settimana scorsa ha approvato una delibera di programmazione di 100 milioni di euro per aprire le scuole campane, 500 scuole campane sulle 1000 che sono nella nostra regione per il pomeriggio. Un grande investimento per una grande scuola. Mi perdono, le faccio una domanda polemica. Piedimonte Matese vive un problema grave con l'istituto agrario chiuso dal terremoto di qualche anno fa. La Regione Campania ha in mente qualcosa per questa scuola, questo istituto superiore abbastanza importante? Sull'edilizia scolastica sicuramente ci impegneremo. Le scuole secondarie di secondo grado sono però, come sapete, una competenza delle province. Sicuramente però la Regione si impegnerà anche su questo fronte. La provincia è cancellata, dovrebbe essere tutta competenza vostra. L'edilizia scolastica no. Sicuramente ci saranno comunque dei fondi, in particolare il FESDR, e c'è un ingente investimento da parte del governo, per cui ne terremo senz'altro conto. Sì, è una grande soddisfazione poter consegnare questa scuola ai ragazzi, una scuola non solo bella e innovativa, ma soprattutto sicura, molto sicura, anche perché, come tutti ben sapete, è stata fatta con i fondi post terremoto. L'amministrazione regionale dell'epoca finanziò tutte quante le scuole di Piedimonte, quasi tutte le scuole di Piedimonte, proprio per renderle più sicure e adeguarle alle norme antisismiche. Questa è una di quelle, completamente nuova, rinnovata, è stata demolita e poi ricostruita da capo. Siamo soddisfatti, soprattutto per i nostri giovani. Hanno dovuto aspettare qualche mese il tempo di fare i lavori, ma gli verrà riconsegnata sicuramente molto più bella e utile per loro. Ecco. Doppia gioia, innanzitutto perché si inaugura una scuola e quindi da mamma e da cittadina di Piedimonte Matese veramente sono molto contenta. Il nostro sindaco Cappello, sono 10 anni che ci dà le grandi soddisfazioni, la chiudiamo anche in questo modo questa settimana, quindi veramente sono molto contenta. Per me che sono del resto assessore al lavoro e che tante tragedie affronto ogni giorno, per me questo pomeriggio è veramente particolare e speciale. Questo credo che sia un traguardo importante, uno dei tanti traguardi che questa amministrazione ha raggiunto sia negli anni precedenti che oggi soprattutto. Questa è una scuola che io definirei del futuro e che noi abbiamo la fortuna di avere a Piedimonte, perché è stata realizzata con materiale completamente in legno, quindi ci sarà innanzitutto una sicurezza fondamentale per gli alunni, che credo sia l'aspetto fondamentale. Speriamo anche nei prossimi anni di poter realizzare strutture come queste. Ci sono altre criticità nel sistema scolastico matesino, nei plessi scolastici? No, in realtà noi abbiamo la fortuna di avere una dislocazione dei plessi scolastici su tutto il territorio, quindi di servire anche le famiglie in diverse zone di Piedimonte. Questa è una grande fortuna che sicuramente va soltanto ed esclusivamente potenziata.